Ciao a tutti, sono Matteo Licitra, questo è UDub, il mio canale dedicato al mondo del doppiaggio e dei doppiatori. Sono davvero felice perché con noi oggi c'è Simone Crisari. Ciao a tutti. Prima di iniziare, lascia che ti ringrazi di cuore. Grazie a te di avermi invitato. Bene, come stai? Sto bene, sto molto bene, grazie. Tu stai bene? Io sto benissimo, alla grande. Bene. Ho preparato una breve scheda che ripercorre un po' della tua carriera. Aia. Allora, sei nato a Roma il 30 agosto dell'81. Esatto. Hai doppiato attori come Jonah Hill, Michael B. Jordan, Riz Ahmed, Andy Samberg, TJ Miller, Sam Riley, Charlie Day, Josh Gad, Zach Sherry, Austin Amelio e Kieran Culkin, e personaggi d'animazione come Max in Viaggio con Pippo, DJ in A Tutto Reality, Fred in Big Hero 6, George Baird in Capitan Mutanda il film, Leonardo in Team NT, Sunny in Strange Magic, Simon Seville in Alvin Superstar, Rip Digman in Digman e Trevor Troublemaker nei Fantaeroi. Oggi vorremmo scoprire qualcosa in più su di te. Qual è il tuo percorso artistico? Allora, io ho iniziato qualche anno fa, diciamo, era il 1988, e all'epoca eravamo pochi, c'erano principalmente, diciamo, donne che facevano la vocetta per fare i bambini di 7-8 anni, quindi insomma era un periodo in cui si cercavano bambini, eccetera, eccetera. Per cui mio padre all'epoca faceva il fonico, il tecnico, quindi chiesero nello stabilimento dove lavorava mio padre se tutti i dipendenti avevano un figlio oppure un bambino da portare per provare un parente, eccetera. Quindi io andai, provai e magicamente funzionavo, sai, quando hai 7 anni non ti rendi conto comunque come funziona il mondo del lavoro, eccetera. Quindi io giocavo a fare queste vocine con la mia vocina e niente, ripeto, funzionava, e ora sono 32 anni, 33 anni circa. Eccoci qua. Questo è in breve l'inizio del mio lavoro. Diciamo che è stata una fortuna poi per avere l'aggancio, diciamo, no? Per cominciare a provare. Poi sono stato un po' fortunato, un po' bravo, e quindi eccoci qui. Che bello. Che bello. Chi sono stati i tuoi maestri? Ce n'è qualcuno di cui ci vuoi regalare un ricordo? Allora, la primissima esperienza fu con Grazia Cappabianca, che oltre ad essere una direttrice di doppiaggio era una professoressa di inglese ed era molto 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 severa. Allora, era una persona adorabile, però al lavoro era una macchina da guerra ed era severissima. Lei pretendeva che io imparassi a memoria le battute per guardare gli occhi dell'attore, e lei si metteva dietro a me e mi dava il colpetto sulla spalla per farmi attaccare. Spesso il colpetto in realtà era uno stritolamento della spalla. Se parli con altri colleghi che hanno avuto il piacere di lavorare con lei, te lo possono confermare. Però, insomma, lei ci teneva al fatto che io guardassi gli occhi dell'attore per capire che cosa stava provando in quel momento, per aiutarmi ad immedesimarmi, diciamo, nella scena. E quindi lei è stata il primissimo impatto è stato con lei. Tutto il resto è stato molto più semplice, ovviamente, perché un po' avevo già iniziato, un po' c'erano dei metodi un pochino più umani, oserei dire, anche se, ripeto, lei era una persona fantastica. E, per cui, diciamo, lei è stata la mia prima maestra vera. Che bello. Negli anni ho lavorato con tantissimi, insomma, tantissimi grandi che tutti mi hanno lasciato qualcosa, perché comunque ho avuto la fortuna di lavorare con grandi professionisti. Mi viene in mente Maldesi, Mario De Angelis, Dario Penne, Mario Cordova, Cesare Barbetti, tante persone di queste purtroppo non ci sono più, però erano dei grandi veri, insomma, ecco. E quindi sono stato molto fortunato. Diciamo che si poteva per forza di cose imparare qualcosa, era impossibile non apprendere in quel periodo. Beh, almeno Mario è con noi ancora. Sì, no, no, certo, infatti ho detto alcuni, no, non tutti, no, Mario sta benissimo, adesso scrive anche libri, è una persona fantastica, quindi no.
Sta benissimo, gli auguriamo il meglio. Beh, anch'io da poco ho letto il libro suo. Quindi sai di cosa parliamo. Sì, sì. qual è stato il tuo primo doppiaggio importante? Allora, il primo doppiaggio importante, diciamo, la prima cosa che ho fatto è stata la serie di Lassie, che all'epoca andava in onda in bianco e nero, ed era la storia di questo cane, del collie, eccetera, eccetera, che aveva un padroncino che era un bambino, e io facevo l'amico cicciottello e furbetto del protagonista. Cavoli. Quella è stata la prima cosa. E poi una cosa che mi ricordo abbastanza bene sono stati tutti i film dell'attore di Mamma ha perso l'aereo, perché nel primo Mamma ha perso l'aereo io doppiavo il bambino che viene contato al posto suo quando stanno partendo per andare in aeroporto, sì. e facevo una piccola cosa perché lì era ancora Ilaria Stagni. Dopo quei due film, che doppiava Macaulay Culkin, dopo quei due film cominciai a doppiare lui, dopo i primi due Mamma ha perso l'aereo, quindi tutti i vari Page Master, Io e zio Buck, Papà ho trovato un amico, Richie Rich, L'innocenza del diavolo, cioè quello fu una cosa molto forte per me perché lui era bravissimo, e quindi poi erano proprio i primi ruoli importanti. E è stato bello perché aveva a che fare con un attore bravissimo, e quindi giovane poi, perché siamo più o meno Yes. coetanei, per cui è stato sia divertente che importante, perché ho avuto modo di fare pratica, insomma, no? Bello. E quindi Giusto. questo, sì, direi questo. Che cosa ti piace fare quando non lavori? Allora, quando non lavoro sto con mia figlia e la mia compagna, per cui tutto quello che decide mia figlia, io non ho potere decisionale in casa, puoi immaginare, nel senso sto con due donne, quindi non faccio quello che fanno loro. No, scherzo, però insomma, ecco, stiamo con la nostra bambina, poi insomma ho delle passioni, tra cui il calcio, e quindi seguo un po' il calcio, ma lavorando molto cerco di dedicarmi principalmente a lei, insomma, ecco, a mia figlia. Roma o Lazio? Beh, io credo che sia abbastanza semplice arrivarci. Vuoi dirlo tu? Non lo so, non lo so. Roma, sto scherzando, Roma. Per l'intervista di oggi vorrei Sì. cominciare con un personaggio di animazione e parliamo del film Alvin Superstar. Tu infatti hai Alvin. dato la voce a Simon Seville. Che Sì. ricordi hai di questo scoiattolino? Allora, per quanto riguarda il film, perché noi, nel senso io, Davide Perino che faceva Alvin e Alessio Puccio che faceva Simon, abbiamo cominciato con i film. I film sono stati particolarmente difficili perché avevamo le voci che erano pitchate, si dice in gergo, cioè erano accelerate e quindi un po' schiacciate, no? Facevano quelle vocettine lì per i castori, però noi in realtà recitavamo in maniera più lenta. Dovevamo recitare così perché poi con il computer era più semplice farlo arrivare alla velocità dei chipmunk, quindi fu abbastanza faticoso mantenere le intenzioni che avresti normalmente, però recitando in maniera molto 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 più lenta. E quindi fu faticoso, però molto divertente, perché insomma loro sono dei pazzi. E poi da lì abbiamo fatto le serie anche, dove ci sono anche le Cipette, che sono le ragazze, ed è molto divertente, ci siamo divertiti tanto. Purtroppo si lavora sempre da soli, come avrai visto anche tu, quindi stiamo da soli in sala a fare tutta la colonna dei nostri personaggi, però io quando posso mi faccio sempre mandare in cuffia tutte le voci dei miei colleghi, perché non lo so, sarò un cretino, ma mi diverto tantissimo a fare quella roba lì. È molto divertente. Ti piace andare al cinema? Qual è il tuo genere Sì. preferito? Allora, il mio genere preferito è il genere horror, pensa. Però non ho più la possibilità di soddisfarlo il mio genere, perché insomma non ci vado più tanto spesso adesso, e poi comunque non è proprio il genere adatto a una bambina di 2 anni, ecco, quindi quando posso mi ritaglio il mio spazio e mi vedo
qualche horror anche vecchio, eccetera. Quello è il mio genere preferito, sicuramente. E l'ultimo film horror che hai visto di bello? Allora, l'ultimo film horror che ho visto di bello, che mi ha fatto anche spaventare parecchio, purtroppo non ricordo il titolo, però parlava di un obitorio dove c'era questa infermiera che faceva la notte, una location abbastanza particolare, e arriva questo cadavere in questo obitorio che è messo malissimo, è pieno di ecchimosi varie, graffi, cose, eccetera. E però più passa il tempo e più ringiovanisce, cioè gli si curano le ferite, insomma, beh, praticamente c'è una possessione demoniaca all'interno, e quel film mi ha fatto effetto, nonostante ero già grande, nel senso che parliamo di 4-5 anni fa, ma non mi ricordo il titolo. Per il resto non sono così spaventosi alla fine, mi piace un po' di quella specie di brividino che c'è, ma insomma niente di che. Però quello fu forte, perché a parte che era notte, stavo solo, era buio, eccetera, eccetera, ma fu forte proprio il film, fatto bene, fatto molto molto bene. Però non ricordo il titolo, purtroppo. Va bene. Adesso invece sì, parliamo di un attore pakistano, che è stato il protagonista di una stupenda serie drammatica che si chiama The Night Of. Stiamo parlando sì, di Riz Ahmed, che sì, è doppiato nel ruolo di Naz Khan, tra l'altro sì, una delle miniserie preferite da mio padre. E con grandissimo John Turturro. Mi fa piacere. per questo ruolo Ahmed ha anche vinto un Emmy come miglior attore protagonista. Guardando la sua scheda, leggo che tu sei il doppiatore che lo hai doppiato più spesso. Ci parli di lui e delle sue qualità? Allora, lui è un attore, oserei dire, essenziale, nel senso che ha una faccia talmente particolare e due occhi importanti che non ha bisogno di fare molto. Quindi lui è sempre, perlomeno nelle cose in cui l'ho doppiato io, anche in questa serie che era un pochino più di azione, diciamo, no? Lui è sempre essenziale, fermo, fa piccole cose, quindi è molto intenso, per cui non è stato particolarmente difficile andargli appresso, nel senso che è talmente forte che ti parla quasi, ed è bravissimo, bravissimo, non ho veramente nient'altro da aggiungere. Se non che poi ha fatto anche altre cose, ma hanno deciso di farlo fare ad altri, e pazienza. Però insomma è tutto qua, certo. È pazzesco come attore, veramente. Certo. Ormai è uscita da un po', quindi possiamo anche spoilerare. Di cosa parla e perché dovremmo vederla? Allora, non mi ricordo benissimo come va a finire, però praticamente lui si ritrova in casa di una ragazza, se non ricordo male, non ricordo se è la sua fidanzata o se è una conosciuta la sera stessa, si sveglia la mattina e la trova morta accanto a sé, in un lago di sangue. Quindi lui la prima cosa che fa è scappa. E poi ti dico la verità, me ne vergogno un po', ma non mi ricordo che cosa accade dopo. Però insomma, il genere è quello, ecco. Certo. Ti faccio una domanda a cui, se vuoi, puoi anche non rispondere. Aia. Come mai non te l'hanno fatto doppiare in Sound of Metal? Ah, non lo so, no, ma è, sai, quando... Perché è doppiato a Milano, se non erro. Ah, non lo so, guarda, non ne ho la più pallida idea, però no, io stavo per dirti un'altra cosa, in realtà, che siamo tanti, io, per carità, sono felice quando mi danno la possibilità di rifare un attore, magari perché pensano che io sia stato bravo a farlo nel film precedente, ma se poi cambiano... comunque l'avrà fatto uno bravo, nel senso che, ripeto, siamo tanti colleghi e molti sono bravi, per cui non... Prima ti ho fatto una battuta quando ho detto che non me l'hanno fatto rifare. Insomma, ci sta, fa parte del gioco, si può dire così, secondo me. Non è un problema. Però ecco, non dipende da me, questa cosa non è dipesa da me. Va bene. Una scelta legittimissima, quindi. Certo. Tutto qua. Certo. Buoni o cattivi? Chi preferisci doppiare? Ma direi cattivi, perché sono molto, 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 molto lontani da me.
E quindi sui buoni gioco in casa, perché io sono buono, puoi chiedere in giro, non so chi mi conosce, insomma te lo può dire tranquillamente, sono un buono, ecco. Non un cretino, un buono, c'è differenza. Quindi quando ho a che fare con i cattivi devo andare a cercare altre cose che insomma solitamente non uso, e quindi è un pochino più, dopo tanti anni è un pochino più stimolante, ecco, semplicemente per quello. Va bene. E per alleggerire un po', adesso sì, voglio chiederti di un attore che è divenuto famoso per i suoi ruoli brillanti, ma che ha dimostrato grande versatilità e bravura anche nei ruoli drammatici, come in The Wolf of Wall Street, a fianco di Leonardo DiCaprio. Sto parlando di Jonah Hill. esatto, Jonah Hill, che è doppiato anche in film come Superbad, Tre menti sopra il pelo, Django Unchained, Facciamola finita, The Wolf of Wall Street, i due capitoli di 21 Jump Street, Ave Cesare, Trafficanti e Don't Look Up. Che ne pensi di lui? Esatto. In quale film lo hai preferito e perché? Allora, in quale film l'ho preferito? Vabbè, intanto in tutti, perché trovo che sia talmente versatile e forte che in tutti i film è stato bravissimo. Forse è difficile, sai, perché in Trafficanti fa una cosa pazzesca, però poi nell'Arte di vincere fa un'altra cosa completamente diversa ed è fortissimo. Però anche in Don't Look Up fa un'altra cosa ancora Vero, diversa. È sempre diverso, quindi non ce n'è uno che preferisco. Li preferisco tutti ed è sempre divertente farlo, perché è una bomba. È veramente una bomba. Lui può fare qualsiasi cosa, pur essendo strano, nel senso che c'ha questa faccia, poi lui si ingrassa, si dimagrisce, fa delle cose col suo sì, corpo, boh, vero. assurde. Quindi no, purtroppo non ce n'è uno che preferisco. Beh, anche in Non ce Sausage n'è uno Party che ti ho preferisco. sentito. Come? Anche in Sausage Party, che in Italia sei tu a doppiarlo, e anche in America doppiavi una Ah salsiccia. È sì, certo, come no, certo. Ho fatto anche una brutta fine, se non ricordo male. vero. Lo so. Beh, anche in Maniac ha fatto una grandissima prova, non trovi? Anche in Maniac, bravissimo, è vero, un'altra cosa ancora, sì. E lui è sempre diverso, ma poi leggevo che già qualche anno fa, quando era ancora giovanissimo, si scriveva i monologhi teatrali, se li produceva, insomma, parliamo di uno dei più forti, della sua fascia e del suo range, diciamo, fortissimo, sì. Guardi le serie TV e i film che doppi? Allora, fino a qualche anno fa, ma veramente fino a qualche anno fa, io pensavo sempre di rovinarle le serie oppure i film, quando li andavo a vedere, pensavo, anzi no, ero quasi convinto che tutto il resto fosse perfetto, e io invece stonavo sempre un po', mi dava un po' fastidio. Adesso non mi dà fastidio, ci ho fatto pace, diciamo, dopo tanti anni, però vedo le serie che faccio io se sono belle, non semplicemente perché le ho fatte io. Ecco. Quindi se ho la fortuna di doppiare una serie che reputo bella, me la vedo volentieri, ma non perché l'ho fatta io. Ok. Tre aggettivi per definire la tua voce. Sporca, afona. Particolare, vabbè, un po' afona, sì, se vai a sentire delle cose vecchie, era particolarmente afona, adesso un pochino meno. Ma ho dovuto fare un piccolo intervento alle corde vocali in realtà qualche anno fa, perché avevo un polipo, insomma, sì, no, vabbè, c'ho avuto un po' di fastidi, niente di grave, però proprio in virtù di questa afonia, adesso va un pochino meglio. Quindi vabbè, afona no, abbiamo detto, sporca. Particolare adesso non mi viene. Direi poco pulita, ma già ti ho detto sporca, quindi Ci accontentiamo, tranquillo. Di due, anzi. sporca direi che è quello che è. Sporca nel senso buono, non sporca Certo, che non sì. è pulita. Graffiata. sì Graffiata. sì insomma, sì, più o meno, sì, diciamo di sì, dai. Simone, già che ci siamo,
Vorrei parlare di un altro attore brillante che è doppiato in una serie cult, che è Brooklyn Nine-Nine, e quindi parliamo di Andy Samberg. Questa serie si può definire demenziale? Sì, lo è, ma è molto intelligente però. Sì. intelligentemente demenziale, se si può dire così, perché... Perché sono bravi e ci sono delle gag molto intelligenti, ripeto. A me è quel tipo di comicità che a me piace tanto. Mi ricorda un po' i Simpson, per citare i cartoni animati, capito? Perché ripeto, è molto intelligente, non è la solita cosa in cui uno dice la parolaccia e l'altro ride. C'è un pensiero, c'è lo studio della battuta, dei tempi comici. Insomma, è una cosa seria, ecco. Fatta bene. Noi lo vediamo tutti i giorni mentre pranziamo. Ah, ecco, vi fa compagnia. Sì. Poi lì non c'è un personaggio sbagliato, sono tutti fatti bene, tutti hanno il loro percorso, tutti hanno, te li ricordi, e quando poi tornano in scena ti fanno ridere perché ti ricordi che due puntate fa avevano una cosa che magari in quel momento era il contrario. Insomma, è fatta proprio bene. Ecco, quella è una cosa che ho visto anche perché l'ho doppiata, perché ero curioso, ma principalmente perché è divertente. E poi ridoppiarlo su Digman, dove invece fa un cartone animato, è stato molto divertente perché mi ricordavo alcune intonazioni di quando faceva invece il poliziotto. La scena in cui cantano i Backstreet Boys è da morire da ridere. Quella è una importante, sì, ma ce ne sono tante, ci sono delle chicche, niente male, quando fanno la sfida nel commissariato, noi ci sentiamo male, perché cioè, non si andava avanti, il figlio del suo amico, tutta la gag Nicolaj, vabbè, insomma. Ripeto, è una roba molto intelligente, non è sciocca per niente. Ti è capitato qualche volta di doverti fermare perché ti veniva da ridere? Sì, come no, altro che, mi è successo spesso e volentieri con quella e con una serie che non hai nominato, non so se l'hai nominata prima tra le cose che ho fatto, beh, ma non è importante, che è New Girl, che è un'altra serie di ragazzi, eppure quella è molto intelligente, eppure lì abbiamo faticato in alcuni punti ad andare avanti. Il provino per cui hai faticato di più? Il provino per cui ho faticato di più? Il provino per cui ho faticato di più? Mi hai fatto una bella domanda, perché... Non me lo ricordo. Sicuramente quando ero più giovane, perché poi a un certo punto ho un po' smesso di farli, nel senso che più o meno sono sempre stato convocato, capito? Quindi non avevo più lo step del provino. E quando ero più giovane feci un provino molto difficile con Cesare Barbetti per doppiare Ryan Gosling in Formula per un delitto. Formula per un delitto. Formula per con Sandra Bullock. E quello fu molto difficile, mi ricordo che durò parecchio, perché poi lui era una persona fantastica, ma visto che era un grande, era molto esigente, per cui fu un provino molto lungo, però poi lo vinsi, quindi alla fine andò bene, insomma, ecco. E sì, sicuramente questo. Poi ripeto, dopo un po' è sempre più raro, perché le cose che faccio io più o meno sono cose che ho già fatto o sulle quali mi mettono perché pensano di andare, diciamo, tra virgolette, sul sicuro. Quindi il provino mi capita sempre più raramente e non è così faticoso, ti dico la verità. Poi anche spesso non lo vinco, comunque non è che vado lì, faccio il provino, via, poi mi chiamano, che ruolo è tuo? No, spesso è capitato di non vincerli, però non è più, dopo tanti anni, non è più così faticoso anche a livello psicologico, capito? Non la vivo come una prova, la vivo come un'opportunità di lavoro e vado lì tranquillamente, cerco di fare il massimo, ma insomma senza ansie. Prima invece
c'era anche una bella percentuale di ansia perché ero più giovane, per questo, insomma, ecco. Quindi quello, sicuramente quello. Senti, c'è stata una volta in cui dopo il provino hai pensato non mi prenderanno mai e poi ti hanno preso? C'è stata una volta in cui dirò no, che in cui ho pensato non mi prenderanno mai e poi non mi hanno preso. Quindi avevo ragione. Vedi? Sì, è successo una volta e vabbè, pazienza. Vabbè, basta. Ci sta, sì. No, che io abbia detto non mi prenderanno mai quella volta in particolare. Poi le altre volte spesso sono andato via dimenticandomi completamente di aver fatto il provino, altre volte sono andato via sperando di essere preso, spesso non mi hanno preso, non sono stato preso, quindi insomma succede, fa parte del lavoro, va bene. Certo. Passiamo ad un altro attore che hai recitato in film molto importanti, Michael B. Jordan, che hai doppiato nei due capitoli di Black Panther, la trilogia di Creed, Chronicle e in tanti altri. Ci parli di lui? Che futuro lo aspetta? Allora, lui si è fatto strada, nel senso che io ho avuto la fortuna di doppiarlo in una serie che non era particolarmente famosa, di cui non ricordo il titolo, però non era male, era bravino e poi secondo me lui ha beccato dei ruoli che sono perfetti per lui e quindi si è fatto strada. È molto bravo, è bellissimo sullo schermo, è bellissimo e quindi va avanti. Ora leggevo che dovrebbe partecipare, non so se hanno già girato il film o se lo gireranno, al seguito di Io sono leggenda con Will Smith. Da quello che ho letto dovrebbero essere loro due soli, dovrebbero essere, poi non so, li sai come fanno, nel senso che poi cambiano idea, stracciano contratti, li rifanno con altri, quindi non lo so, però avevo letto questa cosa e quindi immagino che se poi è vera, quella cosa intanto l'ha fatta eppure quella gli porterà comunque successo perché il film sarà importante. Però insomma credo che andrà avanti e sarà bravo perché lo è. Ripeto, nei ruoli giusti per lui. Secondo me non è un attore versatile come Jonah Hill, per esempio. Secondo me non potrebbe fare tutti i ruoli, però quelli giusti per lui è forte in quelli, senza dubbio. Ti piace la musica? Che cosa ascolti? Mi piace la musica e sono un tristone, sento principalmente musica italiana. Guccini, De André, Baglioni, Vasco Rossi, Renato Zero, musica italiana proprio, sì. Possibilmente quelle degli anni 70 e 80. Va bene. Lo so, abbi pazienza. Canti o suoni qualche strumento? Allora, avevo iniziato chitarra, ho mollato. E ne soffro molto di questa cosa. No, non canto, non sono bravo, non mi ritengo bravo a cantare. Anzi, quando ci sono delle scene cantate, le vivo sufficientemente male con l'ansia che ti dicevo prima. Però, insomma, poi alla fine più o meno riesco a portarle a casa. Dovrei approfondire. Mi piacerebbe molto approfondire. È una cosa che sta lì e che prima o poi, se avrò tempo, approfondirò perché mi emoziona. Ecco, la musica e il canto soprattutto è qualcosa che mi emoziona molto. Sentire cantare delle persone, determinate persone quando prendono determinate note, io proprio comincio a piangere come un bambino e non lo smetto più. Mi succede molto di più con la musica che con i film ultimamente, quindi è una cosa che mi appassiona molto, appunto, però ecco, dovrei studiare. Anche a me mi succede quando mi emoziono e anche in qualche video musicale, oltre a vedere i film e le serie, mi Come no, emoziono. certo, stessa cosa, sì, bravo, La esattamente canzone così. è anche. Ora c'è questo format che io definisco diabolico perché a me devasta, che è X Factor. Ci sono dei concorrenti che aprono bocca e la mia compagna mi prende in giro, infatti io comincio a piangere come un bambino. C'è una cosa
insostenibile per me, però poi lo vado a vedere perché invece mi piace emozionarmi così, no? Sì. Questo. Per chi tiferai a X Factor? Chi pensi che vincerà? Allora, per chi tiferò? A me piace tanto quella ragazza che sta con Ambra, si chiama Angelica, può essere... Ambra, forse sia Angelica, non mi ricordo. Angelica, quella ragazza di Roma. Lei, ecco, lei apre bocca e io piango. È una cosa incontrollabile quasi. Quindi io mi auguro che vinca lei, perché se è un discorso di voce, secondo me ha la vocalità più strana di tutti. Di tutti, sì. I concorrenti, che sono tutti bravissimi. Questa io poi lo seguo perché sono un po' nerd da questo punto di vista, mi piace molto, lo vedo sempre, e quest'anno sono tutti uno più bravo dell'altro, però lei ha questa voce particolare, così, insomma. Poi di Roma, voglio dire, per solidarietà di città. Certo. Adesso parliamo di un nuovo personaggio d'animazione. Hai doppiato Duncan P. Anderson in Monsters & Co. la serie. Lavori in corso. Sì. Come è stato doppiare questo mostro invidioso? Allora, pure lì è stato molto faticoso andare avanti, perché pure lì ci sono delle gag niente male. Lì, ecco, vedi, però parlando di provini, quello fu un provino difficile. Quello fu un provino difficile che poi vinsi, però è uno di quei provini che lo fai e te lo dimentichi, non ci ho più pensato. Poi mi hanno chiamato, hai vinto il provino, ah che bello, eh. E, è stato divertente perché lui, a proposito, adesso stiamo per fare la seconda stagione, stagione. Lo so. Sì, la nuova stagione. E vai! Sì. È folle, completamente folle, quindi è divertente. Poi loro insieme fanno un casino tutti quanti, lui c'ha sti occhietti, figo, divertente, molto molto divertente. Ce la faresti sentire la sua voce? Aspetta, la sua voce, che era un po' nasale, un po' così, sì. Vero? Ah, era così, ciao Matteo, ciao! Sì. Prima di doppiare la serie, conoscevi già il film Monsters & Co.? Sì, assolutamente, l'avrò visto 600 volte più o meno, 650 forse, via. Io l'ho trovata sempre una storia bellissima e commovente. Sì, anche quello è vero, come no. E io ero pazzo di Boo. Boo per me era proprio la bambina, Boo! Sì. Bellissimo, geniale, proprio geniale. Poi c'era Tonino a colla, insomma, anche Adalberto, anche il doppiaggio, esatto, anche il doppiaggio fu all'altezza della situazione, insomma. C'era anche Vittorio di prima. Sì, come no, ce n'erano tanti. E di cosa parla Monsters & Co. Lavori in corso? Ce lo puoi raccontare senza spoilerare? Allora, Lavori in corso parla praticamente del laboratorio di risoluzione dei problemi come te lo spiego, sul film loro vanno a spaventare le persone, no? E hanno un laboratorio, hanno le stanze dove entrano e vanno a spaventare i bambini. C'è un laboratorio sotto quel laboratorio che si vede nella serie e si occupa di risolvere i problemi che fanno i piani di sopra, ma spesso più che risolvere i problemi ne creano degli altri. E quindi succedono dei deliri, però insomma quella è la trama. Già. È un laboratorio nel laboratorio. Sì. Loro sono quelli meno fortunati perché lavorano ancora più sotto. Però insomma è un bel gruppo, dai, alla fine è un bel gruppo. Sì. Restando in ambito animazione, hai dato la voce anche a Fred nel film e nella serie di Big Hero 6. Ti ricordi ancora di questo personaggio? Sì, me lo ricordo e come, perché la serie è stata molto lunga e il film abbiamo fatto qualche anno fa, era il 2014, 2015, esatto. Invece la serie è andata avanti fino a un paio d'anni fa, per cui insomma me lo ricordo bene. Lui è un folle completo, folle completo. E anche lui è un fumettista. Molto divertente. Sì, molto divertente, con questa villa enorme col maggiordomo, vabbè, insomma. Sì. Molto, molto divertente. E poi c'è Stan Lee come cameo in questo cartone. Come?
c'è anche Stan Lee, c'è il creatore della Marvel in Big Hero 6, cameo, come cameo. Ah, sì, è vero, sì. È vero. La cosa più strana che ti è capitato di doppiare? La cosa più strana che, che mi è capitata di doppiare, direttore, io avevo 12 anni circa, a Fono Roma, mi fece doppiare una donna di 40 anni, ma non per mandarla in onda, semplicemente perché mi conosceva da poco e si erano accorti per qualche motivo che non, a quel turno io non dovevo esserci, ma ormai ero lì. E quindi mi fece fare una specie di provino, ma non aveva in realtà materiale per farmi fare un provino. E quindi mi fece doppiare una donna di circa 40 anni in lacrime e c'aveva questo monologo e io non ce la facevo, nel senso, dicevo, ma che mi fa? No, ma non ti preoccupare, tu falla con la tua voce, non ti preoccupare, fai questa cosa. E quindi io mi sono messo lì, mi sono immaginato me stesso, però c'avevo davanti una donna di 40 anni. E quindi insomma questa sicuramente è stata la cosa più assurda che mi hanno chiesto al lavoro. Ancora me lo ricordo, non ci ho dovuto neanche pensare in un secondo, te l'ho detto, perché ancora mi è rimasta impressa. Quando incontro questo direttore non ho mai avuto il coraggio di ricordarglielo, ma mi sa che dopo questa intervista, appena lo incontro, glielo dirò, perché poi adesso siamo amici ovviamente, ma non ne abbiamo mai più parlato di questa cosa. Avrei detto Carl la salsiccia di Sausage Party. Anche, cioè, vabbè, certo, quello anche, ovviamente. Parlando di ruoli, sicuramente non avevo mai doppiato una salsiccia, ecco. È stata la prima e l'unica volta. Simone, hai scheletri nell'armadio? Cioè, per esempio, un film che ti vergogni di aver doppiato, o perché non ti sei piaciuto, o perché non ti è piaciuto il film? Film che non mi è piaciuto, beh, sicuramente ci sarà. Guarda, sono tremendamente onesto, però purtroppo sono anche profondamente rincoglionito, quindi tante cose non me le ricordo, ma sicuramente ci sarà un film che non mi è piaciuto o una serie che non mi è piaciuta. Adesso non mi viene in mente, purtroppo, però facciamo così, andiamo avanti, io intanto ci penso. Vabbè. Se mi viene in mente di interrompere te lo dico, perché onestamente mi trovo un attimo impreparato. Ma non perché mi piaccia tutto quello che faccio, ti ripeto, perché spesso neanche lo guardo, perché non me lo ricordo, non è cattiveria né presunzione, è proprio che c'è un problema, insomma. Ultimo lavoro di cui puoi parlarci senza rischiare il lavoro. Allora, ultimo lavoro di cui posso parlarvi, ho fatto un trailer oggi. L'altro, no, no, non oggi, scusami, 2 giorni fa, di una serie che abbiamo fatto a settembre, che andrà in onda su Amazon Prime, ed è la serie tratta dal film Mr. e Mrs. Smith, quello con Brad Pitt e Angelina Jolie. Non ci saranno loro due, ci saranno altri due personaggi, questa è l'unica cosa che posso dire, non posso dire di più, ma insomma quella sarà una bella serie secondo me. Con un po' di puntate, è un bel prodotto. Non ho idea di quando andrà in onda. Va bene. Però insomma, ecco, tratta proprio dal film. Va bene. Ok. Sto ancora pensando allo scheletro nell'armadio io. Tu pensaci ancora. Non si vede, ma ci sto pensando. Tu continui a pensarci nel frattempo che ti faccio altre domande. Certo. Cosa consiglieresti ai giovani che vogliono accostarsi al mondo del doppiaggio? La cosa consiglierei? Consiglierei di studiare e di avere tanta pazienza. Perché purtroppo siamo in un periodo storico in cui il tempo non c'è. È un po' per la tecnologia che è andata avanti e che ti permette di lavorare a 100 km orari, è un po' perché non c'è tempo, perché il materiale arriva e deve essere consegnato per ieri, e quindi si va di fretta, e quindi non c'è tempo, scusa la ripetizione, ma è voluta, di ascoltare nuove proposte di nuove voci. Quindi la cosa importante è studiare,
recitazione in 150.000 modi diversi. Io consiglio sempre di approcciare prima al teatro, che è quello che disinibisce molto, perché poi quando vai al leggio devi soltanto togliere molto di quello che hai usato per fare teatro, quindi è più semplice l'approccio, è più rapido. E poi avere pazienza e aspettare il momento in cui sarà possibile farsi ascoltare da un direttore. Purtroppo è molto faticoso adesso per i nuovi, per i giovani, meno giovani, perché ripeto, il tempo è quello. E quindi se io devo chiudere un film e ho 3 giorni, io chiamo necessariamente quelli che conosco, che so che sono professionisti da tanti anni, me lo portano a casa di corsa, perché ho poco tempo, capito? Quindi sì, quello è un problema serio, perché io sono favorevole intanto alle nuove voci, ovviamente, perché molti si lamentano, che dicono che è una casta, è un posto chiuso. Non è che è una casta, semplicemente è che c'è gente che ci lavora da tanti anni, e quindi se non c'è tempo ci si affida a quelli che si conoscono. Quindi bisognerebbe trovare un modo per dare del tempo a delle persone nuove. Trovato quel tempo, la persona nuova dovrebbe arrivare già con una buona preparazione per saltare un po' di file, capito? Per avere la possibilità di emergere. E insomma, non è semplice, purtroppo non è semplice. E dico purtroppo, ripeto, perché secondo me c'è bisogno invece di nuove voci, nonostante siamo molti di più rispetto a magari quando eravamo piccoli, però tu senti più o meno sempre le stesse voci che fanno più o meno sempre le stesse cose, quindi secondo me non sarebbe male che ci insomma far dare la possibilità anche ad altre persone, però purtroppo il tempo è questo, è poco, e quindi è molto molto complicato, bisogna avere molta molta pazienza di venire lì, chiedere se si può assistere. Oltretutto spesso non si può neanche entrare, perché adesso con queste disposizioni nuove per la privacy eccetera, insomma non è possibile proprio accedere, quindi io vedo molti giovani che aspettano fuori dagli stabilimenti per provare a parlare con un direttore, insomma purtroppo è molto molto complicato. Però ripeto, lo studio è la prima cosa, è importante. Io ho avuto la fortuna di iniziare da bambino e quindi non sapevo neanche che cosa fosse la recitazione. Io ripetevo, sapevo leggere da piccolo, sapevo ascoltare, avevo un buon orecchio, per cui mi dicevano come dire determinate cose e io ripetevo. E ci sono cresciuto dentro, sai, crescerci dentro è molto più semplice, perché tu mentre giochi impari, apprendi, assorbi e vai avanti, capito? Se dovessi cominciare ora dovrei studiare, dovrei avere un minimo di tecnica, di respirazione, di uso della voce, di dizione. Senti, io parlo romano comunque nella vita, non è che parlo con la dizione con cui lavoro, per cui non è facile. Ecco perché lo studio è importante. Questo, non ci sono altre cose magiche per provare a fare il doppiaggio. È tutto qui, purtroppo. È vero. C'è un personaggio tra quelli che hai doppiato che ti somiglia caratterialmente o a cui ti piacerebbe somigliare? Personaggio che mi somiglia caratterialmente? Allora, quando ero piccolo, sicuramente Piccola Peste. Ah. E Piccola Peste torna a far danni, tutte e due. Se lui io ero lui. Io ero proprio lui da piccolo, sia al lavoro purtroppo per i miei colleghi che a casa purtroppo per i miei genitori. Cavoli. Quindi da piccolo sicuramente lui. Adesso onestamente no, ma io sono una persona molto semplice, nel senso, ripeto, prima mi hai chiesto buono o cattivo, sono un buono, non ho grossi grilli per la testa né cose strane, ce l'ho avute quando ero più giovane, adesso insomma sono un papà, sto in pace, sto tranquillo, e quindi non mi viene in mente un personaggio semplice così, perché comunque i personaggi sono tutti pieni di, cioè hanno comunque un mondo, no? Per essere interessanti devono avere un passato, cioè ce l'ho per carità, però non c'è, ecco, non mi viene in mente un personaggio. Siamo alla fine e ti domando, che hai doppiato anche DJ in A Tutto Reality e George Bird in Capita Mutanda il film, quale di questi personaggi ti è piaciuto di più doppiare e perché? Allora, non ho visto la serie A Tutto Reality,
Mi ricordo di aver doppiato lui, mi ricordo tutto quanto, eccetera, eccetera. Preferisco tutta la vita Capitan Mutanda, ma per il film io trovo che sia geniale. Poi non lo sapevo, ma esistono dei fumetti di Lo so, Capitan Mutanda. è Ah, tu lo sapevi, vedi, io no. C'è il libro anche il addirittura. libro che però è a fumetti, però è un libro. Ah, ok. Io l'ho trovato geniale. Mi sono divertito come un pazzo a fare quel personaggio. Come un pazzo. Sì, E ti quindi immagino con Paolo De lui tutta la vita. Santis. Ti immagino con Paolo De Santis che vi siete divertiti. Purtroppo, pensa, purtroppo io non lo conoscevo e abbiamo fatto separatamente il film. Cioè io ho fatto la mia colonna, lui ha fatto la sua colonna. Dopo qualche tempo, visto che mi ero appassionato a questo film e avevo chiesto al direttore, che era Marco Guadagno, chi fosse l'altro personaggio, perché spesso in cuffia mi arrivava ed è stato bravissimo, secondo me, l'ho riconosciuto in una sala e l'ho fermato. Cioè sono andato io a dirgli: oh, ma tu hai fatto il mio amichetto in Capitan Mutanda, ma complimenti, ma il film è figo, sembrava un bambino. Perché mi è piaciuto, perché è stato, insomma, lui è stato molto bravo e il film è geniale, per cui dico lui tutta la vita. Non c'è proprio paragone, secondo me, con tutto rispetto per Attutto Reality che non ho visto, poi magari vedo la serie e mi ricredo, però insomma quello è stato proprio forte, bello. Eh sì. C'è un attore tra quelli che hai doppiato che non abbiamo menzionato, di cui ti piacerebbe parlarci? Allora, un attore che non hai menzionato, non so se l'hai menzionato, prima ti ho citato New Girl, Charlie Day Sì. l'hai menzionato, no? No, Forse no. allora no. Ok, lui è, che però lui non l'ho fatto in tutte le cose che ha fatto, nel senso l'ho fatto principalmente in New Girl, che è questa serie molto lunga e molto, molto conosciuta, a quanto pare, perché molte persone mi hanno chiesto della serie, eccetera, eccetera. E lui è bravissimo. Lui è bravissimo e poi quello, però non ricordo il nome purtroppo, di Come ammazzare il capo e vivere felici. Non so se conoscete il film, se Sì. l'avete visto. Vabbè, erano quattro amici, tre amici che decidono di uccidere i loro rispettivi datori di lavoro e lui era l'assistente dentista di Jennifer Aniston, che lo molestava tutto il giorno. Che voleva proprio abusare di lui sessualmente, insomma, una cosa comica Aspetta, esagerata. Charlie Day, allora l'ho menzionato, forse è È questo. Charlie Day lui? Sei sicuro che è Che Charlie si Day? vede. Allora quello di New Girl si chiama in un altro modo, sto facendo confusione, scusami. Si vede la foto? È Charlie Day è lui, hai ragione, è Charlie Day è lui. Allora l'ho menzionato, allora Allora l'avevo no, già e allora l'attore di New Girl che dovremmo menzionato. cercare il nome, mi vergogno un po', ma non ricordo il nome. Ti invito a vedere la serie se hai tempo, perché merita, è molto Tanto divertente. le ho Pure segnate, secondo la segnerò me. queste serie sulle serie TV Perfetto, da vedere, anche quelle animate. perfetto, perfetto, perfetto. Lui Jake è Johnson, veramente molto bravo. Come? forse è lui? Jake Johnson. Aspetta, se io sto sul cellulare, se esco da qui faccio un casino, vero? No, beh. Magari Aspetta, andavo su vedi Google. sul mio telefono se si vede? Io sto fermo adesso, non sto facendo niente. Si Se no, vede? prova a scrivere su internet New Girl Cast e Va bene, ti allora dovrebbe apparire. te lo scriverò. Grazie. No, almeno scopriamo come si chiama, perché comunque lui, ecco, lui è sicuramente quello, se non l'hai citato, che merita secondo me un piccolo ricordo, perché è forte, forte pure Ok, se tu non fossi Simone Crisari, chi o cosa avresti voluto essere? lui. È una bella domanda questa. Chi o cosa avrei voluto essere? Non ho avuto mai il tempo di pensarci a cosa avrei Tipo un fatto se. cantante, un pittore, un medico, un No, 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 generale. no, no, l'avevo capito, però ripeto, non ho mai avuto il tempo di pensarci perché ho sempre fatto questo fin da piccolo e non mi è mai pesato, mi è sempre piaciuto tanto, quindi farei fatica adesso a dirti no, preferirei fare così per giocare,
potrei dirti il capitano della Roma, ma insomma è proprio un gioco, nel senso che so benissimo che non sarebbe mai stato possibile, però ecco, non mi viene in mente, onestamente non mi viene in mente. Va bene. Con la voce di quale personaggio vorresti fare un saluto a tutti gli amici di UDub? Con la voce di quale personaggio? Ma posso farla semplicemente con la voce di... con la mia voce, che poi è quella che uso per... cioè, nel senso, l'unica cosa un pochino più caratterizzata era quella di Monsters & Co. Ah. Il resto era principalmente la mia voce, quindi la farei con la mia vociaccia sporca, eccetera, eccetera. Allora, un saluto a tutti gli amici di UDub e al grandissimo Matteo e anche a suo papà. Ciao ragazzi, grazie. Grazie, grazie Simone della tua simpatia grazie e disponibilità. Grazie a voi. Poi se mi tornerà in mente il film dove non mi sono piaciuto, ti chiamo, facciamo un piccolo insert e lo attacchiamo a questa intervista, ok? Va bene, dai. Un abbraccio a tutti. Sì. È il momento dei saluti finali. Spero che questa chiacchierata vi sia piaciuta. A tutti gli amici di UDub, appuntamento alla prossima intervista. E mi raccomando, iscrivetevi tutti al mio canale YouTube e aspetto tanti like e condivisioni. Siamo già più di 1500 iscritti. Grazie a tutti. Ciao a tutti e alla prossima!